Bene, allora adesso che abbiamo visto le trasparenze in OpenSim, vediamo come verrebbe la trasparenza in Blender e usiamo però, come abbiamo cominciato a intravedere la settimana scorsa, la visualizzazione che usa Cycles, perché purtroppo Eevee non è ancora molto in grado di fare questa trasparenza e quindi se vogliamo avere degli effetti di trasparenza in modo semplice dobbiamo tornare o andare al render engine che si chiama Cycles. Quindi vedete quindi che Cycles diventa un ottimo motore che permette di vedere questa cosa. Allora, in pratica qui la cosa è molto semplice, nel senso che si prende diciamo, i nodi e quindi si prende il principled che è famoso e semplicemente nella faccia in cui cioè, noi gli abbiamo messo la texture questa qua che magari la vediamo un po' nell'UV editing, vedete che gli abbiamo messo questa texture che non è propriamente trasparente, ma che diventerà trasparente nel momento in cui gli diciamo di aggiungere una trasparenza. Quindi questo effetto trasparenza dentro Blender si può ottenere anche senza usare il Luna Peak. Però purtroppo il problema è che non si riesce a poi esportare in OpenSim, quindi per OpenSim usate pure la tecnica che ho fatto vedere nell'altro video, mentre invece qua se vogliamo avere una trasparenza effettivamente di questo tipo dobbiamo andare a lavorare sull'oggetto qua e sul nodo, vedete che c'è un nodo in fondo, c'è un nodo, c'è un elemento alfa e questo alfa in pratica se più lo mettiamo a zero e più vedete che diventa trasparente il nostro cubo, mentre invece se lo alziamo il cubo diventa progressivamente diventa più opaco. E quindi se vogliamo avere delle ambientazioni trasparenti in Blender per fare dei film, ad esempio delle foto, oppure poi per esportarle su altri giochi, probabilmente questa sarà la strada maestra, quindi vediamo semplicemente questa cosa. E non c'è molto da dire, basta cambiare immagine per ottenere un altro effetto trasparente. Comunque, se voi volete ottenere l'effetto del tavolo trasparente, io vi consiglio quello, quindi di prendere un materiale, al materiale gli applicate il principled, vi accertate di essere nel render engine Cycles in modo tale da vedere la trasparenza. Altrimenti, se siete nella modalità più classica, questa non vedete niente, quella è default, quella anche delle texture normali si vedono le texture, ma non la trasparenza. Quindi dovete andare nel rendered per vedere questo effetto in tempo reale. Ricordate che qui se per caso avete una scheda grafica molto robusta, potete, quando siete nella scena, dire Cycles di applicare la GPU. La GPU permette di andare più veloce a fare questo mestiere. Se noi diciamo CPU, vedete che è più lento, si capisce che è un pochino più lento a formarsi l'immagine, perché la CPU normalmente sono meno potenti delle schede grafiche. Ok. E questo direi è tutto.